Triumph all'EICMA e al Padiglione 15. Novità tra le classiche Bobber Black e poi Speedmaster, ma soprattutto se avete intenzione di viaggiare le novità riguardano Taiga, sia 800 che 1200 centimetri cubi. Riconoscere quella più avventurosa? Ovviamente i cerchi a raggi. Invece per andare sicuri sull'asfalto, cerchi in lega. Ma se volete saperne di più, ci vediamo su Red. Speedmaster è un classico di casa Triumph, 1200 centimetri cubi, 77 cavalli, ma soprattutto 106 Nm di coppia. Il dato è più importante per chi vuole viaggiare. Accanto a questa sorella che si rifà ovviamente ai classici di famiglia, un salto nel passato con il mondo Bobber Black Edition. Stesso motore, ma la differenza sta nell'anteriore. Ruota da 16 pollici, da 130 mm la larghezza della gomma anteriore. Tiger, l'enduro media di 800 cm cubi, si rinnova addirittura di 200 particolari, ma soprattutto si rinnova anche nell'estetica. Da segnalare ovviamente un nuovo comparto sospensioni, si può scegliere VP, ma soprattutto a seconda delle esigenze cerchi a raggi per il fuoristrada oppure cerchi in lega. Cambia anche il parabrezza, ora è regolabile e soprattutto, a conferma della bontà del progetto, anche impianto frenante della Brembo. 1215 cm cubi per il 3 cilindri inglese, ben 141 cavalli di potenza, ma soprattutto la nuova versione pesa 10 kg in meno. È stata rinnovata completamente nell'estetica con un'attenzione molto alta al comparto sospensioni. VP, impianto frenante della Brembo in primissimo piano e ovviamente essendo questa la versione turistica, ma ce ne sono ben tre, parabrezza regolabile.